Come sta andando questa fiera nei primi due giorni? Ma diciamo che è una fiera di rappresentanza, non sono più le fiere di una volta nelle quali si riusciva a chiudere i contratti, è più un presentare la merce, un presentare i prodotti e farli conoscere alle persone. E ci può presentare questi nuovi giochi? Sì, questa è una nuova guida, un simulatore, come vedete è molto imponente, ovviamente è per poche sale giochi, quelle di grandi dimensioni, ed è un nuovo prodotto basato su una competizione di un spacca e rompi macchine, insomma. Ce ne sono altre che ci vuol far vedere? Certo, ci sono altre novità. Abbiamo Monster Hay, che è una nuova macchina basato su un mondo fantastico di dinosauri e di mostri, e il giocatore non deve far altro che sconfiggerli e sparandoli. Poi abbiamo una novità molto carina che è anche propedeutica ai giovani, e questo specie di karaoke l'abbiamo presentato l'anno scorso, quest'anno abbiamo fatto una versione più affinata ed ha una telecamera, e con un QR code si può postare il servizio su Facebook, sui social network, esatto. È molto bello perché al contrario di un karaoke normale, diciamo, si va in competizione sia fra i vari cantanti che si va in competizione con la macchina, raggiungendo un punteggio in base a quanto uno ha capacità vocali e canore.